Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quella che andrò a raccontarvi oggi è la storia di Bucefalo. È una storia vera in quanto era il nobile destriero di Alessandro Magno. Raccontano di lui grandi autori come ad esempio Gellio in latino e Senofonte in greco. Spero che questo video possa esservi utile o comunque interessarvi. Vi lascio al racconto. Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carichiamo un video. Ciao! Si narra che nel 342 a.C. Filippo, padre di Alessandro Magno, non volesse acquistare un cavallo di nome Bucefalo, in quanto indomabile e nervoso. Il figlio rimproverò al padre di non saper trattare l'animale e allora Filippo, infuriato con Alessandro, lo obbligò ad una scommessa. Il perdente avrebbe pagato per intero il costo del cavallo, che allora era di 13 talenti. Alessandro si era accorto che Bucefalo aveva paura della propria ombra. Lo posizionò in modo tale che avesse il sole negli occhi, quindi lo accarezzò e con un salto salì sulla sua groppa, vincendo la scommessa. Bucefalo accompagnò per quasi un ventennio il suo padrone nelle battaglie, alla conquista del mondo conosciuto. Aveva il mantello nero e una stella bianca sulla fronte. Aveva anche un occhio di colore azzurro. Si narra che Bucefalo permettesse solo ad Alessandro di cavalcarlo e che, anzi, si inginocchiasse spontaneamente al sovrano Macedone quando questi voleva salirgli in groppa. Tale era l'amore dello stallone per il suo padrone che, quando durante la battaglia per l'assedio di Tebe nell'agosto del 335 Bucefalo fu ferito, non permise ad Alessandro di montare nessun altro cavallo. Durante le sue gare di conquista, accadde un giorno che Bucefalo venisse catturato dai nemici, in mar di Nircania o Iussano nel territorio dello Zagros, a seconda delle fonti. In preda al dolore e all'ira, Alessandro ordinò di rintracciare il cavallo e rese noto che avrebbe fatto uccidere tutti se non gli fosse stato riportato. Terrorizzati da questa minaccia, i predoni gli riconsegnarono Bucefalo. Il suo nome particolare può derivare da un doppio gioco di parole. In greco, Bucefalo significa dalla testa grossa o anche dalla testa di toro, e nello stesso tempo la razza bucefala identifica i cavalli nati in Tessaglia e marchiati con una testa di bue sulla spalla. Secondo quanto riportato da Aulo Gellio in Le notti attiche, il sodalizio tra Bucefalo e Alessandro fu spezzato da nient'altro se non la morte. Durante la battaglia dell'Idaspe nel 326, in cui i Macedoni di Alessandro combatterono contro l'armata del re Indrano Poro, Bucefalo, in mezzo ai nemici, riportò ferite mortali, ma ciò nonostante riuscì a portare in salvo il suo cavaliere, dopodiché stramasse a terra e morì. Alessandro fu molto colpito da questo avvenimento perché riteneva di aver perso un compagno ed un amico e fondò in sua memoria la città di Bucefala, sulla riva destra dell'Idaspe, nel punto in cui la sua cavalleria aveva attraversato il fiume per attaccare l'esercito di Poro presso l'attuale Jalalpur, nell'odierna regione del Punjab. In onore del suo fedele destriero, organizzò una processione funebre per Bucefalo e ne depose il corpo in un sepolcro al centro della città che ne portava il nome. La leggenda narra che vi fosse un rapporto di speciale affinità tra Alessandro e Bucefalo. A quanto pare, i due erano nati lo stesso giorno, a distanza di 10 anni l'uno dall'altro. Secondo il romanzo di Alexandre Paris, Alessandro Magno osò sfidare la sorte cercando di domare la belva, ma non appena Bucefalo vide il suo signore, si inginocchiò al suo cospetto e si lasciò accarezzare con dolcezza. Alexandre Paris venne infatti in Bucefalo uno specchio di Alessandro Magno, un suo doppione metaforico. Spero che questo racconto vi sia piaciuto. Sappiamo che Bucefalo è esistito veramente e conosciamo le date più importanti della sua vita. Non possiamo ovviamente sapere se effettivamente si inginocchiasse davanti al suo padrone, ma alla fine sarebbe anche inutile andare a investigare troppo nel dettaglio. Questi aneddoti sono ciò che rendono la figura di Alessandro Magno così prestigiosa e affascinante.